Sono cose che tutti quanti abbiamo intravisto nella vita di tutti i giorni, ma come sempre, come sempre avveniva, in un campo di concentramento queste cose avvenivano senza coperchio, avvenivano a occhio nudo, diciamo così, non occorreva il microscopio per vederle. Si vedeva arrivare il convoglio di gente nuova e dopo pochi giorni la scelta spontanea era avvenuta, cioè come un setaccio, c'erano quelli che restavano sopra e quelli che passavano sotto. Che ho chiamato cinicamente sommersi e salvati per questo. Non siamo noi i superstiti, i salvati, i veri testimoni. Noi sopravvissuti siamo una minoranza anomala oltre che esigua. Siamo quelli che per prevaricazione o abilità o fortuna non hanno toccato il fondo. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. Chi lo ha fatto, chi ha visto la Gorgone, non è tornato per raccontare o è tornato muto. Ma sono loro, i sommersi, i testimoni integrali, coloro la cui deposizione avrebbe avuto un significato generale. Loro sono la regola, noi l'eccezione. J'ai repris mon âme. Lui ha in mente una cosa che ha scoperto nel tempo, forse anche mentre scriveva Se questo è un uomo, vale a dire che coloro che si sono salvati, si sono salvati perché ci sono i sommersi, cioè perché altri sono morti al loro posto. I sommersi e i salvati. Questo è il titolo del libro più importante di Primo Levi, un testamento spirituale che è memoria del lager, ma soprattutto riflessione profonda sull'ambiguità dell'animo umano. A partire da quella zona grigia che ha accomunato vittime e carnefici, che anche lo scrittore, per salvare se stesso, sente di aver varcato a scapito di altri. Non voglio raccontare le colpe degli altri, voglio raccontare anche le mie piccolezze, voglio dirvi che cosa ho fatto io. Avevamo sete, non avevamo tanta acqua, sapevo che c'era una fonte di acqua, avrei potuto avvertire anche altri che erano con me nella mia squadra di lavoro, non l'ho fatto, ho preferito mantenere questo privilegio. Primo Levi dice appunto che tutta la macchina dello sterminio durante la Seconda Guerra Mondiale potette funzionare grazie al fatto che c'era una vastissima zona di collaborazione per motivi più vari. Primo Levi è lucido e non fa sconti. L'universo concentrazionario mette a nudo l'intima fragilità dell'essere umano. Nella zona grigia è difficile stabilire le responsabilità di ciascuno, anche dei prigionieri, nel collaborare col male. Ma non tutto è relativo. Bisogna comunque distinguere le vittime dai carnefici. Cita quella famosa frase di Manzoni quando dice che i carnefici hanno sulla loro coscienza anche il male che fanno le vittime pervertite da loro e queste vittime non sono da giudicare. Non so e mi interessa poco sapere se nel mio profondo si annidi un assassino, ma so che vittima incolpevole sono stato e assassino no. So che gli assassini sono esistiti e ancora esistono e che confonderli con le loro vittime è una malattia morale. Esistono due tipi di rimozione, l'emozione appunto della vittima e quella del carnefice. La rimozione della vittima è un'emozione assolutamente giustificabile e comprensibile perché è una forma di autodifesa. C'è invece la rimozione dei carnefici e questo ovviamente non è assolutamente giustificabile e anzi i carnefici come condanna dovrebbero essere costretti a ricordare. Ricordare, raccontare,
Questa è l'unica via per evitare che il male si ripeta. Primo Levi, il chimico torinese sopravvissuto all'orrore, è testimone costruttore di una memoria personale e collettiva affinché la Shoah non diventi una semplice favola per le nuove generazioni. E questa l'ennesima titanica sfida di tanti sopravvissuti come lui. Long afloat, shipless ocean. Ho vissuto l'inferno, ho visto l'inferno. Però voglio dare il mio piccolo contributo perché comunque almeno l'inferno venga contenuto e comunque si cerchi di non ripeterlo. Should I stand amid the breaker? Alla fine il perfetto meccanismo di morte dei lager ha selezionato i più resistenti, i più adatti paradossalmente a questo sistema. La vergogna, diventata col tempo male di vivere, che ha perseguitato Levi fino al suicidio, nasce dal pensiero di non essersi meritato fino in fondo la salvezza. Essendo stato tra i pochi salvati, lo dice in questo nel libro, sentivo come un dovere verso la maggioranza dei sommersi, che non erano peggio di me, erano molto meglio di me, lui dice, non è che sono salvati migliori, no? Da questa selezione pazzesca. Non è una salvazione nel senso cristiano questa, certamente no. Non nel senso religioso. Non nel senso religioso, era darwiniano piuttosto, erano gli idonei e i non idonei. Nelle ultime pagine l'analisi lucidissima e terribile di Primo Levi diventa un monito per il futuro. Lo sterminio nazista potrebbe non essere un unicum. Attenzione, perché altri genocidi ci attendono se non vigileremo su come viviamo. Si può scivolare nel male, quasi impercettibilmente, e questo è il grido silenzioso dei milioni di sommersi che dobbiamo ascoltare. Dobbiamo essere ascoltati. Al di sopra delle nostre esperienze individuali, siamo stati collettivamente testimoni di un evento fondamentale e inaspettato. È avvenuto, quindi può accadere di nuovo. Questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire.